amici, benvenuti in questo nuovo video di LEGO Worlds! Yeah! Il gioco è stato nuovamente aggiornato e se vi ricordate dovevamo ancora andare ad esplorare il mondo sottomarino! Questo è un periodo in cui ci piace andare sotto il mare, capiamoci, dai, Ultimate Monument a LEGO Worlds, ma abbiamo trovato uno shrub bello! Possiamo anche salutare? Ciao! A tutti! E abbiamo un nuovo sistema di quest, abbiamo per esempio un nuovo zaino per accedere velocemente alle carote, alle nostre banane, ai nostri pesci. Proviamo ad andare veramente in acqua. Ci sono gli squali? Ci sono gli squali? Spero di no, mamma mia. Ci vorrei troppo trovare qualche magari relitto, sarebbe una cosa tipo stupida. Quello? Questo dice che è un mezzo relitto? Credo sia mezzo. Probabilmente da un lato, mezzo è relitto che avevamo intravisto l'altra volta. Sembra quello della sirenetta, un po' andato a mare. Un po' pieno di squali teoricamente. No, stai attento. Squali non li voglio. Guarda che bello. Sarebbe bello trovare qualche oggettino. Qualche tesoro. Esatto. E qualcos'altro. Qua ce n'è uno. Prendilo. Grosso. Oh, è il momento. Tutta la nostra musica si sta scaldando. Per la carta igienica. Una cabina per cambiarmi i vestiti. Posso mettermi in bikini? Sì. Così è sempre voluto. Finalmente non devo più farlo in spiaggia, ma posso avere la mia grande cabina. Perché quando uno si mette il bikini deve stare comodo. C'è un altro relitto? Eh sì, deve essere pieno di relitti sta deve zona. Deve essere una brutta zona per navigare questa. Sì, siamo nel triangolo delle Bermuda. Si vede, meno male che non ti è successo ancora niente. Sì, guardacene un altro. Bene, questi posti sono pieni per farmare. Roba, ho dato due. Scusi, non volevo. Non prendo roba a casa. Era il cibo di Ariel, mi dispiace. Gliel'ho finito io tirandogli i pugnetti. Lui ha vita infinita, meno male. Ricordatevi sempre. Dobbiamo invitare a cena la sirenetta adesso. Quando andate sott'acqua, di avere un personaggio adatto, come per esempio il subacqueo. Tra l'altro, adesso alcuni personaggi vi daranno delle quest. E se non si comportano bene, gli è più. Te l'ho detto che qualcosa ci doveva essere. Guardate! Questi sono nuovi! Questo. Che brutto! Sei brutto! Attento, squalo! Wow! Sono sull'octopus! Mamma! Come? C'ha gli occhi che gli fanno. Solo io l'ho visto, gli occhi sono scomparsi per un secondo? No? No, si spariscono! Sì. È una roba brutti! Capisci? Te l'ho detto che c'erano! Yeah! Cambio! Non mangiate! L'octopus aveva cacato lo squalo! Sì! No, c'è la testa nell'octopus! Ma dai! Mamma mia! Ah, ok, ciao Octopus! Questo mi piaceva con lo squalo! Volevo un mezzo di trasporto e ho trovato lo squalo! Che bello! Che cosa meravigliosa! Guarda che bacino tenero! Sì, è bellissimo! Sembra un gattino. C'è una testa mozzata, è una mia impressione questa. Ah, di dici? Sembra. Sì. È una testa mozzata di Gengis Trino. No. Bello. Non diciamo queste cose. Muore sempre, poverino. Sì, c'è anche chi li dà fuoco, pensa un po'. Se non avete visto, abbiamo fatto un video dentro un acquario. Con gli squali, esatto, Nemo. Esatto, noi abbiamo nuotato tra gli squali e ci siamo vestiti da sirene. La sirena che mangia i sassi. Sassi, mi piacciono i sassi. Se non avete visto, lasciate il link in descrizione, è stata una roba perfetta. Per questa occasione andiamo a vedere il cielo e risalemmo a vedere le stelle a bordo di uno squalo. Dante non l'ha detto perché se l'ha dimenticato. Fai serve sullo squalo. Bellissimo, guardate questa nuova zona, cioè questo nuovo cielo, questa nuova volta celeste. Mi piace il fatto che ci sono le luci rosa giù. Ora provo ad andare in superficie e vediamo un pochino se il mio squalo è bravo anche su. Vai squalo. So che tu puoi. Oh no! E la salta! Ma un delfino! Lo squalo delfino è diventato. Incrocio. Vai mangiati lo struzzo. Non so sulla terra se ci vuole vai, andare. Struzzalo. No. Struzzalo. Veramente. Vai se. Se mangialo. Non ti conviene. Non se l'hai mangiato lo struzzo. Sta guardando male però. No, squalo, non temere. Il mio squalo. Ma veramente. Sì.
Cos'è lo Yeti quello? Cos'è? Chi? No, c'è una macchina. Che cammina. C'è chi un tizio è? Che cammina. È un esploratore. Ah, non è nudo. Ma che... Sembrava da dietro. No, ma al massimo può essere in bikini. Ah, lo struzzo. Ma che bello. No, cioè, vi rendete conto cosa stiamo facendo? No, non dovrebbero essere conto. Sono un pazzo scatenato. Sono uno squalo. Bella la mossa quando si ferma. Uno squalo bicicletta, come lo possiamo chiamare? Dici, sto sfondando il mondo a bordo dello squalo. Non so più dove sono. Scusi, cavallo, lo so che le sembrava un po' strano. No! Cosa? Cioè, come... No, vieni qua, maledetto, vieni qua, scendi. E lo squalo, mi dispiace. Oh, un aereo. Voglio vederlo. Eccolo qua. Ciao, squalo, sei stato un buon amico. Ma ora non conti più nulla per me. Perché... Ma poverino. Oh, il mio... Vola. Oh. Vai sulle nuvole. Ecco, sulle nuvole ci siamo andati l'altra volta. Vi ricordate cosa è successo l'altra volta? Vi rinfresco la memoria con questa musica. Nada, 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 nada. Eu não estou fazendo. Ecco appunto, dopo 1000 minuti di caduta libera, finalmente eravamo tornati a destinazione. Una moto. Tanti nuovi oggetti, tanti nuovi veicoli. Un Jeep. Anche dei nuovi progetti. Come ho fatto? Chi lo sta guidando? Come ho fatto a parcheggiarmi in aria? No, voglio provare. È stato un miracolo? Ora... Cioè... Puoi veramente... Io posso parcheggiarmi in aria! Ah, Puoi anche fare le acrobazie! Che bello, eh? Senza mani, guardate, guido senza mani. Mi sento chi sta guidando? Il War Thunder, uguale, guarda, lo parcheggio giù di sotto. War Thunder non è che guidi senza mani. Il War Thunder non guidi proprio, ti fai trascinare. Allora, abbiamo qui la macchina di Topolino unita a quella degli aristocratici. Che avevo già, accidenti. La moto non me lo ricordo, per me c'è, non lo so. Vai via, vuoi farmi passare nella moto? Perché fa le giravolte? Perché io riesco a parcheggiare sulla moto? Via, scendi. Ok. In modo di parcheggiare gli aerei, però. La moto è nuova. È la moto di Iron Man. Dici? Posso anche catapultarmi fuori. Whee! Che bello. No? Entra. Perché andare in aereo su uno squalo quando possiamo andarci con la motoretta? A cavallo, magari a cavallo sulla moto. A cavallo se vuole salire sulla moto. Oppure ti metti il cavallo a guidare e tu sali sul cavallo. Sarebbe una buona idea. Come ulteriore novità abbiamo la possibilità di vedere la minimappa in 3D. Cliccateci sopra e guardate. Possiamo vedere la minimappa come vogliamo per capire le zone che abbiamo esplorato e vedere se c'è qualche zona interessante per noi. Ottimo, direi. Quindi il gioco continua ad avanzare, ovviamente non è neanche completamente uscito ancora in early access, ma le cose da fare sono veramente tantissime. Le facciamo i nostri complimenti agli sviluppatori per continuare a supportarlo. E io vedo un nuovo chest. È una roba strana. Sì, vabbè. Ora scendi, guarda. Vieni, vediamo, pronti. E cosa troviamo? Una carota. Ancora c'è già. Un'altra pioccina. È il momento. Cioè, è il momento. Non era diversa. No, perché Grey, che stavolta è Golden. Ah, beh, ora più bello, più natalizia. Aspetta, posso uccidere qualcuno? Come si attacca? No. Che mira. Che mi. Dai, di nuovo. Ma sei scarso? È un fiorellino, è il bush! Un nuovo bush! Che buono! Bellissimo! Un giorno anche i fiori potranno diventare presidenti d'America. C'è un super mega chest là sopra! Tu sei una donnina? La donnina buona? Ha preso un arco! Vuoi un arco? Io l'arco ce l'ho! Quindi abbiamo Dino Tracker! Saluto la donnina! Ciao donnina! Ciao donnina! Oh, che bella la donnina, che simpatica! Insomma, non sembrava molto amichevole. Non tanto amichevole. Prendiamo il nostro ultimo chest della puntata. Là. Che agilità! Oh. Scala! Il più grande subacqueo d'alta montagna! Dai che su un fungone velenoso c'è il tesoro! Gollum! Gollum dentro! C'è Gollum dentro, dite? Una pistoletta di Flint e Steel. Beh, bella. Wow. Oh, che bella. Abbiamo una schivezza. Oh. Spara almeno. Spero. Spara. Oggi, segnalatori! Noi vi ringraziamo tantissimo.
tantissimo per essere stati con noi in questa nuova puntata di Lego Worlds. Abbiamo visto le novità. Spero che vi siano piaciute. Fate sapere che cosa ne pensate. Se volete altri video al riguardo, soprattutto quando usciranno i prossimi aggiornamenti. Grazie di cuore per essere stati con noi. E alla prossima. Ciao!